Tori è un KO che lascia decisamente l'amaro in bocca per come è arrivato. Beh sì, abbiamo perso l'ennesima partita non meritata per un rigore molto dubbio, chiaramente lascia molto amaro in bocca, anche perché se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi, purtroppo ci sta girando male. Monaco infatti è decisamente sfortunato, come si può uscire da un momento in cui proprio la sfortuna non lascia il Modena? Ah, puoi uscirne solamente con una vittoria, anche fortunata, speriamo che la ruota giri. D'altronde perdere su un campo così infame, che praticamente non si è giocato a calcio il secondo tempo, un episodio ti ha condannato e chiaramente l'unico modo per uscirne è vincere. Speriamo che nella prossima partita. L'episodio del rigore, come l'ha visto, insomma, è apparso decisamente generoso, diciamo Come l'ho visto io è molto generoso e chiaramente quando l'arbitro fischia è da rigore, come diceva il buon Vujadin Boskov, è rigore, purtroppo è capitato a loro. così. Seconda sconfitta consecutiva, parlerete un po', insomma, anche con la società. No, questo non credo, perché voglio dire, se la squadra avesse giocato una brutta partita, avesse fatto una brutta prestazione, è chiaro che allora magari ci si poteva pensare. In queste condizioni non è stata una partita dove i ragazzi non hanno dato e anzi meritavano forse il risultato pieno. Direttore, se la società è qui dopo una partita del genere, probabilmente in settimana, insomma, è tempo anche un pochino di riflessione dopo due sconfitte consecutive, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista proprio a livello di federazione, insomma, si stanno vedendo degli arbitri e degli arbitraggi non proprio consoni. Beh, questo lo dici tu, io sono d'accordo con te, è chiaro che farsi sentire sui giornali non ha senso, farsi sentire invece magari con le persone giuste per mandare degli arbitri all'altezza della situazione sarebbe ora che ce li mandassero, perché ultimamente gli episodi non è solamente questo, ce ne sono tanti altri, però con questo non togliamo i meriti magari al Gubbio che ha giocato una partita volenterosa e anche di carattere. Cosa che abbiamo avuto anche noi, che però purtroppo gli episodi ci sono andati storti. Iniziano anche a farsi qualche riflessione sul progetto tecnico, Mauro Zinonelli a rischio? No, il tuo collega, se la squadra avesse disputato una brutta partita, magari ci si poteva pensare. Ha giocato una buona gara e quindi non credo che ci siano questi dubbi. Evidentemente però qualcosa non sta andando, io le chiedo a suo modo di vedere cosa in particolare. A mio modo di vedere sono gli errori, che noi se ne commettiamo uno ci penalizzano, mentre magari creiamo gioco, facciamo gioco, non riusciamo a buttarla dentro e per un motivo o per un altro gli altri ci riescono, anche sul rigore come oggi, noi magari costruiamo ma dentro non ce la buttiamo.